Ti ho sporcato leggermente. Mi congelo. Scherzetto time. Una bomba puzzolina. Mettiamola qui dentro. Proviamo a regalarla a Sofì. Sofì. È quello che penso. Prova ad aprirlo. Che ridi? Vedi sta puzza. Mamma mia. Sembra che Ray mi ha fatto la cacca addosso. È uno scherzetto, Sofì. No. Bacia. Ciao a tutti, lui è l'SB, insieme siamo in me contro te. Mi chiedo ancora perché faccio video con te, non li faccio da sola. Mi devi perdonare, mi devi scusare, è stato un incidente. Non era volontà mia farti questo scherzetto, soprattutto che ti sporcassi con quel liquido di fogna. Ti dovrei credere. Forse. Siamo in questa casa che sembra un vero castello in Scozia, perché ovviamente nel periodo di Halloween non potevamo venire nella città più spaventosa di sempre. In questo momento infatti ci troviamo in questa casa che è veramente stranissima, perché c'ha tipo spade, scudi, armature. Abbiamo già avuto prova che ci sono i fantasmi, perché ho perso il mio telefono. Cioè non so come è stato possibile, ma siamo arrivati ieri, ho cercato il mio telefono una volta arrivati a casa e non l'ho trovato. Questo perché l'ho perso. Fantasmi o lui che ha la testa in aria? Cosa ho dovuto fare? Andare a cercare un negozio di telefoni. Vai alla clip. Ci siamo raga, siamo nell'Apple Store. Guardate qua, ci sono tutti gli iPhone. C'è anche quello nuovo, c'è il 16. Ho capito, dove va? Non devi comprarlo tu, magari ok? No, potresti regalare quello nuovo rosa. Non devo comprarti il telefono, vabbè, dobbiamo comprare un telefono per me perché sono senza telefono. Però dico soltanto, guarda questa cosa. Questo telefono praticamente si chiama telefono Sofì. Ce l'hanno fatto proprio del mio colore. Ma il colore è bellissimo. Sì, ma non importa, devo comprare il telefono per me, non lo posso mica comprare rosa. Tia, io ti do il mio e tu compri il nuovo a me. Io ti do questo. Non penso proprio. Beh raga, nuovo iPhone shoppato. Sinceramente sono contento ma triste allo stesso tempo, perché dovrò reinstallare tutto in questo nuovo telefono, e soprattutto perché ho perso il telefono. Oh no, l'ho perso anch'io. Non è vero, non è vero. Chissà dove è finito. Non è vero. E quindi ecco qui lui col telefono nuovo. Ma non importa, perché questi sono soltanto degli strumenti per poter fare i video, per poter condividere la nostra vita con voi. E se ancora non fate parte del Team Troll, della squadra più grande e forte di tutta YouTube, dovete subito iscrivervi al nostro canale. Poi Sofì, ci sono i gufi. No, non parlo di questi due signora, non compra il gufo. Ci sono i gufi. Proviamo a prenderlo. Sì. Sei emozionato? Molto. Sto per prendere un bufone. Lui può essere un animale, mamma mia, mamma mia. Lui, ma è bellissimo. Vedi, sotto ne vedi. Non avere paura. Accarezzalo. Che ne hai, tacci? Mamma mia. Bellissimo, si muove. Cosa fa? Guarda, è la tua grande occasione. Vai. È il tuo momento. Vai, Sofì. Vai, certo, vai. Vai. Porto questi. Vai. Oh no. Il regno degli scherzetti. Sofì, voglio entrare e vedere che scherzetti possiamo comprare. Assolutamente sì, perché è dolcetto o scherzetto? A proposito di Halloween, ragazzi, è uscita la nostra nuova canzone, La casa dei mostri. È la canzone più figa di sempre. Vi entrerà in testa e vi verrà voglia di ballare, di scatenarvi. Non vediamo l'ora che la sentiate, se non l'avete ancora fatto. La trovate su Me Contro Te Music, quindi correte a vedere il videoclip, perché è spaventoso ma super divertente. E ora entriamo qua dentro, raga, vedo caramelle infinite. Sì, però il negozio si chiama Regno degli Scherzetti, quindi saranno caramelle aspre e piccanti. Ok, ok. Wow! Prendo quello di Spider-Man, però abbiamo bisogno di un cestino. Cosa? È zucchero filato. Zucchero filato piccante. Vai, prendilo subito. Ok, vai, cestino. Sì, ma io voglio le caramelle piccanti e quelle aspre. Lui le prenderei tutte, ti giuro. Ok, allora dobbiamo cercare le caramelle aspre. Wow, quante ce ne sono! Io sto impazzendo letteralmente. Qui iniziano le caramelle aspre. Ok, prendiamo una di queste? Quali? Ci sono, queste sono le jelly beans. Mi sa che alcune sono buone, altre disgustose.
Beh, devo dire che anche le bibite non mancano. Prendiamo la più strana. Esiste la Fanta all'ananas, raga. Ho trovato le cose aspre. Dobbiamo scegliere quelle più aspre di tutte. Quale prendiamo? Mamma mia, già sento l'aspre in bocca. Lo prendiamo? Certo. Sembrano carine e coccolose perché c'è disegnato un orsacchiotto col fuoco, però secondo me sono piccantissime. Ce l'abbiamo. Aiuto, vai. Carrello pieno. Ti sfido, indovina il prezzo del carrello. Secondo me, raga, abbiamo speso tantissimo. Io dico almeno 120 pound. Io dico di più. Secondo me 150. Beh, il prezzo aumenta. Ho paura. Siamo quasi. Ok, abbiamo finito. Non ci credo. Ho vinto io. Siamo tornati col nostro bottino. Abbiamo due sacchettoni giganti pieni di caramelle. Non vedo l'ora di assaggiare tutto. Stiamo per provarle. Primo sacchetto. Secondo sacchetto. Abbiamo esagerato ancora una volta. Iniziamo, mamma mia, esageriamo sempre. Io vorrei assaggiare queste per prima cosa, che le ho prese perché mi piacevano. Ma che cavolo hai comprato? Sono... Le caramelle alla menta. Non sono la menta, roseberries. Fammi assaggiare, perché secondo me queste saranno normali, neutre, ma buonissime. Andiamo. Buonissima. Il giusto modo per iniziare questa degustazione di caramelle. Abbiamo qui i cibi piccanti e i cibi aspri. Li stiamo per provare. Aiuto! Copriamo chi assaggia per primo. Carta, forbice, pietra. Carta, forbice, pietra. Inizio io! Ok, devi scegliere piccante o aspro. Io vorrei scegliere questo. Piccante, slime, piccante, caramella. Super. Super cosa, non è finita. È uno slime piccante in un tubetto di dentifricio, quindi sembrerà di mangiare il dentifricio praticamente. Vai, vai, vai. Vado. Sta uscendo? No, non sto uscendo niente. Ha detto, vedi, ci penso io. Esci la lingua. No, mi fa sbagliare. Esci la lingua. No, no, ti sporco. Vai, vai, apri la bocca, apri la bocca. Ah, ti ho sporcato leggermente. Piccantino. Ciao, addio, Tommy. Bentornata. Era aspro e piccante insieme e non era per niente buono, quindi bocciato. Per me era voto zero. Ok, ora tocca a me e voglio provare lo zucchero filato piccante. Wow, è una pallina. Possiamo giocare? No, la devo mangiare, non ci devi giocare. È tutto rosso. Ma non sto capendo. Zucchero filato piccante. Com'è? Non è piccante. Non è piccante? No. È buono? Eh sì, è buonissimo, è tipo una Coca-Cola. È buonissimo! E vai, allora tocca su di mangiare qualcos'altro. Sempre il solito fortunato. Vai, carciofina. Questo qui, aspro. Wow, dopo il piccante anche qualcosa di aspro. A me piace di più l'aspro. E vai, le mie caramelle preferite. Queste qui, lunghe, lunghe. No, non ci credo, ma è tutta un'unica caramella. È mio. È un'unica caramella. Vai, devi mangiarla tutta. No. Anzi, facciamo come Nilly Vagabondo. Io mangio da un lato e tu dall'altro. Vai. 3, 2, 1. Ma non è aspro. Non è aspro per niente. Non è aspro per niente, fa schifo e basta. Bocciata. Prossimo alimento, passiamo a qualcosa di veramente aspro. Raga, guardate che c'è qui. La faccia dello scienziato con il fumo che ci dà la testa è segno di grande asprezza. Casa! Sono caramelline bustine. Sai, più sono piccole e imbustate, sì, più vuol dire che trattengono al loro interno la loro asprezza. Non l'hai sentita questa storia? È una mia teoria. Ok, allora vai, questa è bustina, dentro c'è tipo una polverina che stiamo per provare. 3, 2, 1. Coppetta, è aspro? Ah, non lo volevo vedere, non lo provare. Ma non è aspro per niente, dai. Non è aspro? No. Ma questo video è un flop. Ok, no, calma, perché ancora abbiamo da provare l'orsetto piccante. Assaggio io. Assaggi tu veramente? Hai il coraggio? Sì, però se l'assaggio dovrei dire che non sono una carciofina, ma che sono coraggiosa. Una carcio coraggiosa? Coraggiosa e basta. Sono orsetti gommosi. Sembrano dei normalissimi orsetti gommosi. Ma come saranno? Lo provo pure io? No, è il mio ruolo. Ok, mangia anche questo. È piccante, è piccante. No, no, no. No, hai sputato sul tavolo. Angela, lì per lì sembra una caramella normale. Guarda, tu la masticherai e dirai no, no, vabbè, ma non ha niente. Sapore di mela. E ora? È
croccantissima. E c'è che io ho mangiato quella rossa, quindi no, queste sono veramente delle caramelle per fare degli scherzi incredibili. Le offrite ai vostri amici e dite sì, sono delle normali caramelle gommose. Ok, dobbiamo finire la sfida prima che prenda fuoco la bocca. Abbiamo l'ultimo cibo da provare, ovvero delle specie di cosine all'anguria. Queste scoppieranno dentro la bocca. Esatto, si fa così. Si spezza la punta e si schiacciano. Ci sei, Sofì? Ci sei? 3, 2, 1. Perché tipo gelatinosa? Però me l'aspettavo aspro piccante, quindi mi sembra che non abbia sapore. È normale, dolce. Beh, direi che le cose più buone di tutte sono queste caramelline qua. Ottime per fare anche degli scherzi, quindi ci torneranno molto utili. Ma comunque ragazzi, speriamo che oggi vi sia piaciuto il loro riso. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Ciao! Lui lavora in altre settimane? No, 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 no.